Allora, le banche sono sicuramente gli operatori che in Italia risentiranno maggiormente della crisi economica, perché le banche italiane, ed era uno dei grandi vantaggi, sono banche chiamate domestiche, cioè sono quelle banche che hanno evitato di essere sui mercati finanziari, di speculare, di fare operazioni con la finanza d'oltreoceano, si sono concentrate sull'Italia. Queste le ha salvate dalla crisi finanziaria, sono rimaste quindi al riparo dagli shock finanziari, però oggi fanno i conti con un tessuto economico debole. Nel panorama nazionale non fa eccezione la Cassa della Spezia, che si trova a fronteggiare una crisi che non è contingente, ma lasciatemelo dire, nel nostro tessuto economico è una crisi che ha anche aspetti strutturali, quindi si trova a confrontarsi con un tessuto economico debole in un momento in cui viene integrata in un grande gruppo nazionale. Noi non possiamo non prevedere a questo punto una riduzione dei risultati della banca. Ora io dico solo per inciso, perché poi non è abitudine, ho visto che sui giornali sono usciti c'è un dibattito su questo tema, politiche del credito, politiche. Ecco, non mi piace mai fare di tutta un fascio. Ecco, mi sembra che anche a livello nazionale questo attacco indiscriminato al sistema bancario come un sistema bancario avaro si stia ripensando. Lo stesso governatore della Banca d'Italia sta riconoscendo che le banche stanno faticosamente affrontando le politiche del credito, ma le stanno affrontando. La Spezia non fa eccezione. Io credo che anche una banca, qualora fosse stata totalmente autonoma, quindi fosse stata la vecchia Cassa di Risparmio di lontana memoria che non apparteneva a nessun gruppo, avrebbe trovato le stesse difficoltà nell'erogare il credito che trova oggi. Sono più esplicito, non dipende, come dire, dall'appartenenza a un gruppo bancario, dipende fondamentalmente dalle difficoltà del momento economico. Altra cosa sono gli impatti sull'organizzazione della banca che naturalmente derivano dall'integrazione in un grande gruppo bancario. Sono due cose diverse. Un conto è l'atteggiamento della banca locale nei confronti del tessuto economico locale, che mi sembra mantenuto, i numeri che ho visto sono numeri importanti, confermano che questa è una banca che impiega le risorse che ricava qua, ma le impiega in maniera prudente, perché questo è un tessuto debole, quindi non bisogna confondere poi il sostegno all'economia con i sussidi. Qui stiamo parlando di sostenere l'economia sana che sviluppa, le imprese che sviluppano. Io credo che la nostra cassa le sostenga, le continuerà a sostenere, farà sempre più fatica, ma come qualunque altra banca a erogare il credito con concetti puramente assistenzialisti. Non è questo il mercato, non è questo il sistema. Ecco, ci sono altri strumenti per sostenere le imprese. Segnalo solo una cosa: ieri sul Sole 24 Ore, se qualcuno ha avuto occasione, c'era una lunga intervista dell'amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti, che è il più importante strumento che il governo ha messo a disposizione per sostenere l'economia. Guardate, non sono i Tremonti Bond sono stati esaltati. Quello che questo governo ha fatto è di dotare la Cassa Depositi e Prestiti di risorse importantissime per intervenire a sostegno del tessuto economico. Bene,
Tra gli interventi che la Cassa Depositi e Prestiti dovrà fare e deve fare, c'è il sostegno alle piccole e medie imprese. L'amministratore delegato Varazzani ieri confermava che di essere rimasto un po' deluso dalla richiesta, dalle opportunità che questo tessuto delle piccole e medie imprese italiane ha poi offerto alla Cassa Depositi e Prestiti. Tra parentesi, diceva, il cavallo beve meno dell'acqua che abbiamo a disposizione. Quindi, come dire, le banche sono sicuramente operatori difficili, che stanno ad affrontare momenti difficili, a maggior ragione quando appartengono a un grande gruppo. Però, ecco, tenete sempre conto dove del tessuto economico in cui operano. Chiudo questo inciso. Noi siamo molto impegnati come azionisti della banca locale a fare qualunque sforzo negoziale o meno perché questa banca mantenga nello stesso tempo il legame col territorio e il suo valore. Il valore di questa banca è il legame del territorio. Noi come azionisti non alziamo la bandiera della spezzinità, che mi sembra un valore in questo caso un po' retorico. Noi cercheremo di fare in modo che la banca conservi il suo valore patrimoniale e nel contempo continui ad assistere i nostri territori. Quindi questo è un impegno che mi sembra non è nuovo, peraltro, lo diciamo da tempo, quindi lo ribadiamo in questa sede giusto per chiunque lo volesse avere.